E benvenuti sul canale Tutti a Tavola con Laura. Oggi ci dedichiamo al dolcetto di fine pasto. Prepariamo un fragoloso semifreddo appunto alla fragola. Pochi ingredienti che trovate sotto nella descrizione del video, pochi passaggi e ovviamente poco tempo. Cominciamo così la nostra ricetta. Mettiamo la panna in freezer per una decina di minuti, così poi si monterà meglio. E nel frattempo frulliamo le fragole con un cucchiaio di zucchero a velo e mezzo limone spremuto e senza semi. La panna è bella fredda, la versiamo insieme a un cucchiaio di zucchero a velo e siamo pronti a montarla. Quasi. La panna si è ben montata, aggiungiamo il nostro succo di fragola e uno yogurt alla fragola. E continuiamo a frullare. Questa è la crema che abbiamo ottenuto. Adesso la mettiamo qualche minuto in frigorifero così si rassoda, dopodiché possiamo metterla nei pirottini. Una decina di minuti. Adesso prendiamo due fragole, una l'ho già tagliata e l'ho messa col taglio nel pirottino all'ingiù, con tanto di ciuffetto verde, perché ci servirà per creare un bel effetto alla fine. Ecco. E sopra ci mettiamo la nostra mousse. Fino a riempire il più possibile i nostri pirottini. Oggi non usiamo né fornelli né forno, ci aiuterà solo il freezer dove terremo il nostro semifreddo alla fragola per almeno un paio d'ore. Poi si conserva anche per qualche giorno e ricordiamoci di toglierlo 10 minuti prima di mangiarlo, così si smolla un attimino. Ecco qua, e adesso in freezer. Ovviamente si possono sostituire le fragole con la frutta che più ci piace. Io ho provato anche con i mirtilli ed è veramente piaciuta tanto. Ci siamo, è il momento, scaldiamo un attimino con le mani il nostro pirottino e dovrebbe adesso essere semplice. Eccolo qui, con la nostra fragolina. Adesso guarniamo con un filo di zucchero a velo. E il nostro semifreddo è pronto. Ecco qui il nostro semifreddo alla fragola. Penso che lasceremo stupiti i nostri ospiti e che piacerà veramente a tutti. E se il video e la ricetta vi sono piaciuti, condividete e iscrivetevi gratuitamente al mio canale. E adesso, come sempre, tutti a tavola con Laura!